Benvenuti a Radio Cicap, il podcast approvato da 9 Chupacabra su 10. Vi ricordiamo che potete seguirci su iTunes, YouTube, Spreaker e SoundCloud e che per parlare con noi potete usare la nostra mail podcast@cicap.org. E ora la parola a Raffaele che serve qualche notizia succulenta per noi. Ciao a tutti da Raffaele. Visto che ne hanno parlato tutti, ne parliamo anche noi. Nel giorno di Pasqua, nonché primo aprile, è rientrata, se così si può dire, la stazione spaziale cinese Tiangong 1. Sì, se così si può dire, perché ovviamente si trattava di un rientro distruttivo, come avviene normalmente per tutti i veicoli spaziali non dotati di scudo termico e di controllo di assetto funzionante, quando, a velocità superiore ai 7 km al secondo, si scontrano con gli strati più densi della nostra atmosfera. Il tutto è avvenuto sopra l'Oceano Pacifico, così come era ritenuto più probabile a livello statistico, visto che gran parte della superficie terrestre è ricoperta d'acqua. Il cancan mediatico che ha circondato l'evento negli ultimi giorni è stato quindi fortemente esagerato. Anche se il rischio c'era, era però davvero minimo e non avrebbe comunque causato danni ingenti. Il monitoraggio da parte delle agenzie spaziali era quindi dovuto, così come accade per i numerosi satelliti che ogni anno vengono fatti distruggere con il rientro in atmosfera. Se desiderate maggiori informazioni scientificamente attendibili, fate riferimento al sito della rivista Cielum Astronomia o a forumastronautico.it, che ha trattato l'avvenimento col dovuto rigore. Come sempre, trovate i consigli di lettura e navigazione nella scheda della puntata sul nostro sito web cica.org. Una notizia di cui non abbiamo ancora parlato, ma decisamente degna di nota, è la nascita di un nuovo portale internet, dottoremaeverochè.it. Il sito attivo da un paio di mesi che si propone di rispondere alle domande più comuni e ai dubbi legati alla salute, gestito dal FNOMCEO, acronimo difficile, che sta per Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Dottore Ma è vero che nasce con lo scopo di offrire agli utenti un'informazione accessibile, scientificamente solida e sempre trasparente. Nel portale potrete trovare tutte le risposte alle domande più classiche sulla salute, su come funziona la ricerca farmacologica, sulle bufale che circolano in merito alla scienza medica, per esempio sui vaccini e l'omeopatia. Soprattutto troverete argomentazioni ampie e approfondite, tese a mettere in luce la complessità di questi temi, senza ridurli alle banalizzazioni da tifoseria che troppo spesso diventano l'unica forma di comunicazione in materia, con il rischio di aumentare il dubbio e l'incomprensione. Noi siamo piuttosto orgogliosi della nostra partecipazione grazie a CICAPMED, il gruppo tematico del comitato che coinvolge i medici, biologi e ricercatori e che lavora attivamente a questo progetto, cui auguriamo ovviamente il migliore dei successi. Grazie Raffaele, passiamo ora alla parola a Massimo Polidoro che ci svela qualche dettaglio sul grande annuncio della scorsa puntata, il Cicap Fest in programma a settembre a Padova. Ciao Massimo. Ehi, hey, ciao Enrico. Allora, hai qualche novità per i nostri ascoltatori per il Cicap Fest? Ma allora, ci sono tante cose che stanno veramente bollendo per il nostro appuntamento di settembre, che ricordo sarà dal 14 al 16 settembre a Padova. Quest'anno saremo nella città che è sede del Cicap, oltre che essere la città di Galileo, una città devota alla scienza. E beh, insomma, quest'anno sarà un evento molto ricco. Tu c'eri l'anno scorso a Cesena, quindi ti ricordi che era già ricco. Così, insomma, ce n'erano di, c'erano conferenze, c'erano in contemporanea in un altro posto, c'erano i laboratori, i workshop, gli spettacoli, le dimostrazioni, insomma c'erano tante cose, no? Da perdere la testa o comunque da accendere un miliardo di lampadine nella testa, sì. Che è poi il nostro scopo alla fine. E quest'anno ce ne sarà molto di più, nel senso che diventa, già lo era in parte, ma quest'anno diventa proprio un festival come si deve, insomma un festival per chi ama la scienza, non solo voglio dire per chi è un amico del CICAP, un socio del CICAP, ma anche proprio per chi è appassionato di conoscenza, no? Di ricerca e la curiosità che come sempre ci muove non solo in campo quotidiano, in tutti gli ambiti, ma proprio è la molla della scienza, la molla della conoscenza. Quindi abbiamo pensato a tutta una serie di incontri che io mi vorrei tanto dirvi nomi e argomenti, ma lo faremo molto presto, ve lo assicuro. Per adesso vi dico di segnarvi le date sul calendario,
di cercare di non avere impegni per quel weekend, perché sicuramente sarà un appuntamento a cui non vorrete mancare, sia che siate in zona ma sia che siate lontano, perché poi alla fine al Cica Fest l'anno scorso è venuta gente veramente da tutta Italia e addirittura anche dall'Europa, c'erano persone che sono intervenute, quindi è un momento bello per stare tutti insieme e per conoscere anche tantissimi dei personaggi che raccontano oggi la scienza, che la scienza la fanno o che la insegnano anche, perché no? Quindi vi direi che questo in sostanza è un po' il massimo che vi posso dire al momento. Naturalmente il programma si sta definendo nei dettagli. Io credo che, come abbiamo fatto l'anno scorso, non so se ti ricordi Enrico, sì, verso giugno più o meno eravamo pronti con il programma, sì, sì, e abbiamo subito aperto anche le iscrizioni per chi in qualche modo voleva cogliere l'occasione. C'era una sorta di chiamata early bird, no? Cioè l'uccellino che si sveglia per primo si mangia il verme, diciamo, sì, così, sì, per essere è lo stesso spirito, è quello di chi si iscrive subito alla fine avrà un vantaggio, e vorremmo ripetere questa cosa perché è stata apprezzata, insomma, da chi ci segue, chi sicuramente sa che vorrà venire. Ne riparleremo presto. Sicuramente hai stuzzicato la curiosità di più di qualcuno, immagino. Peraltro a Padova quest'anno siamo abbastanza vivaci, mi pare di aver capito. Eh sì, quest'anno, già l'anno scorso e anche quello prima, in effetti avevamo collaborato con il comune di Padova per il premio Galileo, che è questo premio importante dedicato proprio alla divulgazione scientifica letteraria, quindi attraverso i libri. E quest'anno, proprio sempre in occasione del premio Galileo, abbiamo organizzato una serie di incontri, di conferenze, che ci ha chiesto proprio il comune, per cui ogni settimana, ogni giovedì, a partire proprio dalla scorsa settimana appena passata, quindi il 5 aprile scorso, c'è un incontro sui nostri argomenti. Ve ne dico solo qualcuno, per esempio questa sera, il 12 aprile, ci sarà Marco Ciardi, che tutti conosciamo, storico della scienza all'Università di Bologna, ma anche una delle colonne, insomma, del CICAP, che parlerà di una sua grande passione, il mistero degli antichi astronauti, gli extraterrestri nel passato, che è un classico, no, del mistero del paranormale. Questa sera, se siete a Padova, se siete nelle vicinanze, andate a Palazzo Moroni, che è praticamente il pieno centro a Padova, alle 21 inizia l'incontro. La settimana prossima ci sarò io per parlare di fake news, di bufale, come difendersi con il metodo scientifico. Vi racconterò un po' di trabocchetti da evitare e come fare, insomma. Il 26 ci saranno Emanuele Travaglio e Lorenzo Rossi a parlare di evoluzione di animali misteriosi, dalle sirene allo yeti. E poi ancora due incontri: il 3 maggio Andrea Ferrero parla di esplorazione dello spazio, che è il suo lavoro, lui è un ingegnere alla Catalonia Space di Torino, oltre che essere coordinatore nel CICA, e racconterà un po' tutte le leggende legate all'esplorazione spaziale, alla corsa allo spazio tra Stati Uniti e Russia, no? Sono scomparsi i cosmonauti sovietici, il davvero sbarco lunare, una montatura, insomma ce ne sono. E chiuderemo il 10 maggio con Veronica Padovani, che si occupa anche lei di evoluzione per lavoro, è una divulgatrice, dai ciclopi alla scomparsa dei dinosauri, cioè i fossili. Sono stati interpretati un po' nei secoli in tanti modi, spesso legati all'ambito soprannaturale. Lei ci racconterà un po' come è accaduto e che cosa invece ci raccontano veramente questi reperti. L'ingresso ovviamente è libero, quindi tutti quanti siete invitati. Vedremo decisamente di non mancare. Bene. Visto che ti sento, come va invece col tuo canale YouTube? Ah, beh, guarda, è iniziata proprio la scorsa settimana la mia prima serie per YouTube, che si chiama Strane Storie, ed c'è un nuovo episodio ogni venerdì, quindi domani, mi raccomando, non ve lo perdete, esce il nuovo episodio. La volta scorsa abbiamo parlato di viaggi nel tempo, di storie straordinarie, e domani una sorpresa quello di cui parleremo, perché meno anticipazioni si danno e più è divertente. Però ecco, la cosa piacevole è proprio vedere anche il confronto con chi questo programma, chiamiamolo così, lo segue, poi interviene, partecipa, ed è la cosa che più mi piace, perché c'è uno scambio veramente vivo, vivace, e vengono anche tanti spunti dalle persone che seguono, dai commenti. Esatto, è una serie che io spero appunto di portare avanti
per un bel po', e quindi aspettatevi tanti misteri, tante strane storie indagate con la lente della scienza. Deve essere un bell'impegno. Va bene, Massimo, grazie come sempre, ci sentiamo tra 2 settimane, che magari ti sbottoni un po' di più. È probabile. Speriamo. Grazie, grazie Enrico. Ciao Massimo, grazie. A tutti, arrivederci. E dopo queste belle notizie proseguiamo con un argomento interessante che ci proietta già un po' verso l'estate. I misteri del mare. Cosa si cela nelle profondità degli abissi? Andiamo a scoprirlo con Lorenzo Rossi, il nostro criptozoologo di fiducia, nonché curatore del bellissimo sito criptozoo.com. Le storie di mistero ambientate in mare hanno il fascino peculiare dato dall'infinità dell'ambientazione, dal carico di solitudine e imponenza tipico di quell'isolamento senza confini, dall'oscurità che avvolge vittime e abissi. Di misteri e mostruosità marine ce ne sono a decine, noi ne abbiamo scelta giusto qualcuna fra le nostre preferite, come quelle dei vascelli fantasma, vero Sonia? Esatto Enrico. Iniziamo dalla leggenda delle 3 navi che forse in realtà erano una, per esempio. Si comincia dalla leggenda della Mary Celeste, che solcava le acque nel 1872 e fu trovata alla deriva 1 mese dopo la partenza, senza nessuno a bordo, ma con tracce di una fuga improvvisa, su un tavolo, ancora una zuppa calda in un piatto e un sigaro acceso. Evidentemente era successo qualcosa, e non da molto. Ma cosa? Per non parlare poi dello spaventoso ritrovamento del 1913 della Marlboro, scomparsa nel 1890. Qui i soccorritori trovarono gli scheletri di tutto l'equipaggio, disseminati fra i ponti e le sale interne. Ma dov'era stata la nave in quei 23 anni da quando era scomparsa? E si arriva infine al mercantile olandese Orang Medan, che in una data incerta tra il 1947 e il 1948 lanciò il terribile SOS: siamo alla deriva. Tutti gli ufficiali, compreso il capitano, giacciono morti in sala mappe e sul ponte. Probabilmente l'intero equipaggio è morto. Io muoio. I soccorritori rinvennero in effetti tutti i membri dell'equipaggio morti in vari punti del vascello, sdraiati a guardare verso l'alto, sul volto un'espressione di dolore e terrore. Il marinaio che aveva lanciato l'SOS, ancora seduto con le dita sul telegrafo. 3 storie molto simili tra loro, tutte con un fondamento di verità, ma in cui leggenda e storia si sono ormai fuse in maniera inestricabile. Non esistono registrazioni ufficiali dell'esistenza di una nave rispondente al nome di Orang Medan. Probabilmente la sua leggenda deriva proprio dalla storia della Mary Celeste, che era stata sì trovata disabitata, ma dove sembrava che l'equipaggio avesse tutte le intenzioni di ritornare, sebbene qualcosa gliel'abbia impedito. La zuppa calda e il sigaro ancora acceso erano la trovata narrativa dello scrittore che raccontò fantasiosamente gli eventi, Sir Arthur Conan Doyle. Anche il dettagliato resoconto del ritrovamento della Marlboro si è rivelato un falso, basato sulla testimonianza del capitano Burley, che nel 1890 fece naufragio di un'isola al largo della Terra del Fuoco, dove rinvenne una tenda, degli scheletri e una scialuppa arenata che riportava il nome di Marlboro London, raccontando la propria ordalia anni dopo, probabilmente con fusi dettagli. Che sia la storia in sé, gli spazi sconfinati degli oceani, la mancanza di spiegazioni chiare e ovviamente degli strumenti, delle informazioni per capire il mare e quello che ci gira intorno, l'attrazione che suscitano queste storie è innegabile. Chi non vorrebbe riuscire a capire cosa è successo ad una nave scomparsa o a un equipaggio misteriosamente sparito? La curiosità, poi, è una brutta bestia. Tante volte, lo sappiamo bene, non basta una spiegazione semplice per domarla. Non stupisce quindi che le spiegazioni più prosaiche non abbiano spento l'interesse intorno a questi misteri. E di misteri ce ne sono ancora tanti. E ne parliamo stasera con il criptozoologo Lorenzo Rossi, che è venuto a trovarci proprio per questa puntata dedicata ai misteri del mare e ai misteri sotto il mare. Ciao Lorenzo, grazie di essere con noi stasera. Ciao Sonia, ciao Enrico, grazie a voi. Allora Lorenzo, per questa puntata che cosa ci racconti? Beh, per questa sera ho scelto 2 episodi distanti, se vogliamo, tra di loro nel tempo, quindi uno più recente e uno un po' meno, che riguardano, nella fattispecie, misteri presumibilmente legati a animali, creature marine. La prima storia è legata a un romanzo conosciuto in tutto il mondo, che è Moby Dick, di Herman Melville, uscito nel 1851. La storia credo che la sappiamo tutti, non farò spoiler quando dico che tutto ruota attorno alla caccia di un grande capodoglio bianco che, alla fine del racconto, affonda la nave dei protagonisti, del capitano Ahab, che per vendetta aveva voluto sfidare la balena. C'è chi dice che Moby Dick c'è tutto, c'è il teatro, c'è la scienza, c'è appunto il romanzo, eccetera, eccetera. In tanti hanno dato a questo libro tanti significati.
significati diversi, però spesso ci si dimentica quanto può esserci in realtà di vero in tutto il racconto. Se noi prendiamo la stessa figura di Moby Dick, se prendiamo in mano un po' di documenti dell'epoca poi in cui Melville scrisse il romanzo, possiamo scoprire delle cose interessanti. Prima di tutto c'è una curiosità in Moby Dick. Melville ci anticipa un po' il finale, perché a un certo punto sembra che lui stia molto a cuore dire: guardate che la parte del racconto che vi sembrerà più incredibile in realtà ha un fondo di vero, nel senso che si basa su fatti realmente accaduti, e fa un esempio di due episodi in cui un capodoglio in effetti affondò davvero una nave, una baleniera. Invece per quanto riguarda il colore di Moby Dick è molto vago, sembra quasi che questo colore sia un colore simbolico. Nel 1839 il New York Monthly Magazine pubblicò un articolo firmato da un esploratore che era anche amico di Edgar Allan Poe. Si chiamava Jeremiah Reynolds e questo articolo si intitola Mocha Dick o la balena bianca del Pacifico. Quindi già Mocha Dick, Moby Dick. Reynolds in questo scritto racconta le gesta di un grande capodoglio maschio che al largo delle coste del Cile era un po' il terrore dei balenieri, dei marinai. Per almeno 30 anni sarebbe sopravvissuto ai vari tentativi di cattura. Quando Reynolds descrive Mocha Dick, ci dice che Mocha Dick aveva la testa completamente bianca, che aveva un soffio diverso da quello degli altri capodogli, e dice che un'altra caratteristica di Mocha Dick era una schiena serrata di arpioni. Ecco, queste sono tutte caratteristiche che Acab e il suo equipaggio riportano quando parlano appunto di Moby Dick. Probabilmente in realtà è esistito davvero questo animale, i casi di albinismo nei cetacei sono documentati. Chiaramente non possiamo essere certi che le sue gesta furono proprio queste, però è interessante notare come Melville si sia ispirato a fatti comunque di cronaca, più o meno attendibili, comunque fatti di cronaca dell'epoca. Prima parlavo del finale del romanzo in cui Moby Dick affonda la nave. Melville prende spunto da quello che successe alla baleniera Essex. Il 12 agosto del 1819 partì dal porto di Nantucket. Nantucket era all'epoca la capitale della baleneria mondiale. La baleniera Essex parte e non fa più ritorno a Nantucket, se non che alcuni sopravvissuti, tra cui il primo ufficiale della baleniera, Owen Chase, riescono a fare ritorno, raccontando però una storia che non è ritenuta totalmente credibile neanche all'epoca. Owen Chase pubblica nel 1821, un anno dopo l'accaduto, un libro intitolato Il naufragio della baleniera Essex, in cui racconta che il 20 novembre del 1820, al largo delle isole Galapagos, la vedetta avvistò dei soffi di capodogli. L'equipaggio si preparò per la caccia. Tra questi capodogli ce n'era uno particolarmente grande. Non si sa per quale motivo questo capodoglio a un certo punto caricò la baleniera, provocando una rottura nella nave che affondò. Per i superstiti iniziò, come se non fosse bastato il naufragio, poi un viaggio tremendo. Avrebbero potuto approdare in qualche isola vicina, ma per la paura che queste isole fossero abitate da cannibali, decisero di non sbarcare su queste isolotte e paradossalmente però dovettero poi mangiarsi tra di loro per sopravvivere, quindi un'avventura atroce. Nel 1960 in una casa di New York, in un solaio, fu trovato un vecchio taccuino a cui non si diede troppa importanza. Questo taccuino 20 anni dopo però capitò nelle mani giuste, capitò nelle mani di uno storico della baleneria, Edward Stakepole, e scoprì, leggendo questo quadernetto, che si trattava del diario del mozzo della baleniera Essex, un certo Thomas Nickerson, che conferma la veridicità dei fatti per quanto riguarda questo naufragio. Senti, ma invece sott'acqua c'è qualcosa di particolarmente intrigante che ti andrebbe di raccontarci? Beh, potrei fare tantissimi esempi, però visto che finora si è parlato di cose un po' tristi, magari stempero con qualcosa di più leggero. Sto parlando di un caso che è diventato famoso col nome di Bloop. L'estate del 1997, al largo della costa sud-occidentale del Sud America, degli idrofoni del NOAA, che è un'agenzia americana, la National Oceanic and Atmospheric Administration, registrano un suono che non era mai stato registrato e ascoltato in precedenza. Si trattava di frequenze sottomarine molto basse. Durante l'arco di circa un minuto nel quale fu rivelato dalle apparecchiature, poteva essere captato fino a un raggio di circa 5.000 km, la cui origine all'epoca però non era interpretabile. Quindi nacquero diverse ipotesi, una delle quali, dato che c'era questo cambio di frequenza, voleva che questo suono fosse stato prodotto da un essere vivente. Si ipotizzarono chiaramente cose strane, circolò in rete l'ipotesi che questo suono fosse stato provocato da una creatura molto più grande di una balenottera azzurra, il più grande animale del pianeta. Immaginare qualcosa di molto più grande è un po' dura da digerire. Questo suono comunque è evocativo, tra l'altro si trova anche in rete, potete anche mandarlo in onda. Sì, sì, adesso Enrico se lo fa sentire.
la realtà dei fatti purtroppo non era poetica o fantastica come quella sperata dai romanzieri, perché questo suono fu provocato da un distaccamento di ghiaccio in Antartide, un criosisma, e questo suono fu registrato dalle apparecchiature. In questo caso, come anche in altri purtroppo, una bella ipotesi è stata poi confutata da una realtà più prosaica e meno poetica. Che poi alla fine è quello che succede un po' in tutte le storie che continuano ad essere raccontate, no? Quelle di diventare spunto, punto di partenza, ispirazione per altre storie. Per esempio, per concludere questa navigata fra i misteri del mare, c'è una storia che a noi piace molto, che è quella ambientata nelle isole Flannan, in Scozia, dicembre del 1900. Nel faro di Eileen Moore, nelle remote isole Flannan, appunto, fra le Ebridi esterne, tutto procede secondo routine. Il 6 c'è il carico di rifornimento e il cambio di turno. La notte del 15, però, la luce non si accende. Il 21, il maltempo impedisce il cambio di personale. E solo il 26, finalmente, l'isolotto può essere raggiunto dal battello di rifornimenti. Arriva, non c'è nessuno, ma nemmeno nell'entroterra. Sia il cancello sia la porta d'ingresso sono chiusi, i letti sfatti, ma il resto è in ordine, con gli utensili da cucina puliti e solo una sedia caduta in terra. Appesa a un gancio c'è un impermeabile. Il regolamento però prevede che i guardiani non possano uscire senza indossarlo. Gli stoppini per accendere il faro sono pronti. Il diario di bordo è fermo al 15 dicembre, quando sull'isola si è abbattuta una violenta tempesta. Nessuno trovò mai più traccia dei guardiani. Cos'è successo in quel faro nel Natale del 1900? Uno dei guardiani è impazzito, ha ucciso i suoi compagni e poi si è suicidato? O forse sono stati tutti assassinati dal fantasma che le popolazioni locali sanno abitare il piccolo arcipelago che loro chiamano i Sette Cacciatori? Considerato dove stanno le Ebridi esterne e le isole Flannan, quella del guardiano impazzito non la vedo così remota come idea. Però c'è stata l'inchiesta ufficiale che sembra aver stabilito che sono stati inghiottiti da un'onda anomala, probabilmente mentre cercavano di riparare una cassa contenente attrezzi da lavoro. Io non sarei stato fuori con quel tempo, loro sì, va bene. Oppure sono stati travolti dall'acqua che normalmente si deposita invece nelle grotte sotterranee che caratterizzano geologicamente l'isola. Questa storia è particolarmente interessante e si lega particolarmente bene a quanto detto da Lorenzo poco fa, perché ha lasciato anche una bella impronta nell'immaginario collettivo. Il mistero del faro è stato ripreso in qualche canzone, di cui una dei primissimi Genesis, in qualche poesia, cortometraggi, sondaggi e persino un episodio di Doctor Who. Ma basta parlare di Doctor Who in sto podcast. Vabbè, ma una citazione appuntata, secondo me potremmo introdurla come tradizione, vedi che anche agli ascoltatori va bene. Lorenzo, c'è qualche altra cosa che vogliamo aggiungere o facciamo tramontare il sole sul mare stanotte? Beh, diciamo che possiamo osservare il tramonto. Per me è tutto, insomma, grazie per avermi invitato. Scusate, il mare più vicino per me però punta verso est. No, ma quello è un mare innaturale. Cioè, mettiamo in chiaro le cose, l'Adriatico è innaturale. Sul mare c'è il tramonto. Fine. Lorenzo, grazie di essere stato con noi, però stavo leggendo il piano editoriale che noi abbiamo compilato più o meno fino alla 12ª stagione a questo punto, e leggevo che torni a trovarci presto per parlare di un altro grande mistero che appassiona qualcuno qui in redazione, vero? Sì, non faccio spoiler, magari. Diremo solo che dal mare passeremo alle montagne, quelle estreme. Grazie mille a Lorenzo Rossi e a Sonia Enrico che l'hanno intervistato. E ora un po' di notizie interessanti dai gruppi locali. Del ciclo di conferenze di Padova vi ha già parlato diffusamente Massimo. Aggiungiamo che il 13 aprile a Cuneo si terrà una razionale alcolica sul tema dell'intelligenza artificiale con Enrico Beltramo. Il 14 aprile invece si svolgerà a Rimini la March for Science 2018, che vedrà la partecipazione anche del CICAP Emilia Romagna insieme al Circolo UAR di Rimini. Sempre il 14 a Torino si svolgerà la seconda cena con Mistero, in cui gli spettatori saranno catapultati nel 1966 per risolvere un enigma. Un'occasione assolutamente da non perdere. Il 26 invece è il turno di Milano, che vedrà una razionale alcolica sul tema dei nostri cugini Neanderthal, in compagnia del paleontologo e divulgatore Stefano Papi. Grazie mille per essere stati con noi e alla prossima puntata!